Selinunte Jazz Festival, siamo in compagnia di Massimo Moriconi, uno dei più grandi bassisti e contrabbassisti sulla scena del jazz europeo. Come ha avuto inizio la sua carriera? Come tutte le cose meravigliose, come tutti i grandi amori, per caso. Proprio una cosa che non cerchi, che ti trova lei. No, che avevo 13 anni, ero primo della classe, volevo fare l'ingegnere e studiavo un secchione. E poi a un certo punto tre amichetti miei di classe, compagni di classe, mi hanno chiesto se volevo andare a suonare basso con loro. Io non sapevo cosa fosse il basso. Dice, beh, impari. E dico, ma che è il basso? Io sentivo i 45 di mia mamma, di Sanremo, che amo ancora la canzone. Quindi quando poi parli di jazz, per me è molto, è come di mangiamo solo la carbonara. Per me piace tutta la musica, proprio perché tutta la musica poi ha preso, ogni genere ha preso dall'altro e si sono mischiati. Quindi secondo me non si possono dividere le emozioni in emozioni di serie A, di serie B. Quando l'emozione è sincera, vale una canzone come vale un brano di jazz. Per me è la stessa cosa, quindi sono in meno, da questo punto di vista, jazzista che c'è, anche se ho suonato con tutti i migliori del mondo. Ma appunto forse perché ho avuto la fortuna di conoscere questi grandi, ho capito che bisogna avere paura quando stai con mediocri, che parlano male di tutto e parlano delle cose e dividono tutto in, con idee chiarissime, in scaffali, chi è buono, chi è cattivo, chi è. E invece quelli forti sono forti perché hanno la capacità, non so se per amore o per furbizia, comunque di ascoltare il prossimo. E devo dire che io tutto quello che so, lo so perché l'ho imparato dagli altri. Io non ho costruito niente, diciamo, ho assemblato poi tutte le mie esperienze. Comunque è iniziata per caso. Mi hanno messo sto basso in mano, mi hanno fatto sentire Soul Sacrifice, che è un brano di Santana che io adoro, chitarrista rock. E da lì mi sono cresciuti i capelli, i jeans, ho cominciato a fumare le canne allora e adesso non più. E a suonare rock e ho smesso di studiare. Questo 41 anni fa, perché avevo 13 anni, adesso ne ho 54. È stato meraviglioso, guarda. E poi mi sono trovato a fare questo lavoro che non ho mai pensato farò il musicista come lavoro. Era sempre una grande passione, cioè cosa che noto che manca molto adesso, ma anche perché non ci sono modelli di passione. Ci sono modelli Kleenex che vengono bruciati, quindi è stato veramente un grande amore che poi fortunatamente ho lasciato a un certo punto, nel senso che per me la musica è comunque la terza o la quarta cosa della mia vita, nel senso che credo che per suonare in una certa maniera bisogna vivere e poi suoni. A seconda di come vivi, suoni. Quindi a me piacciono i musicisti molto goduriosi, che amano il cibo, il sesso, la vita, gli amici, parlare e mostrarsi per come si è. Ecco, quindi questo è stato un po' l'inizio, casuale.